dovrebbe rispondere rapidamente perché mi ha scritto su WhatsApp: ci sono, quindi si presume che c'è. Non c'è. Non c'è. Eccoci. Ah, c'è. Perfetto, sei in Eccomi, già diretta. stavi a lamentata di arriva, arriva. Eccomi. Allora, Fabio, ti chiedo scusa se potrei sembrare un po' fuori dal mondo. Vabbè, lascia perdere. Sto rovinato. Ma so 2 giorni di fila che mi sveglio alle 6:30, 7:20. Sto lesso. Sto lesso come una Perché patata. adesso? No, perché ho sentito che tossivi, pensavo che stavi male un'altra volta, No, no, fantastico. la saliva che mi è andata di Ah, traverso. ok, va bene, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Ve l'ho portato perché deve esprimere il suo parere sulla Juventus e sull'Inter, ma anche ovviamente sulla Fiorentina. E lancerò, ti lancerò e vi lancerò più di qualche provocazione. Detto questo, vi invitiamo a lasciare una marea di mi piace su questo video semplicemente per supportare i nostri contenuti. Comunque, buona domenica a tutti voi. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. 2 canali YouTube di calcio e un canale extra calcio. Sfogo sulla Formula 1, come sempre. Canali in info box o durante il video compariranno qui. Io oggi vado controcorrente e non vado in ordine cronologico, parto dalla Juventus, parto dalle polemiche, a mio modo di vedere anche insensate, che tantissimi tifosi della Juventus stanno facendo a questa Juventus, ad Allegri soprattutto, nonostante il risultato finale sia a favore dei bianconeri e di Allegri stesso, perché mi risulta che chi vince ha sempre ragione. Io Ma capisco. infatti, Aspetta, no, sì, no, fammi chiudere comincio a l'incipit. fare. Sì. Io posso capire e posso comprendere quando una squadra non fa risultato, non porta a casa quello che dovrebbe portare, guardando la rosa nel complesso, no? Guardando il monte ingaggi, possiamo entrare in tantissimi meriti. In quel caso, ovviamente, secondo me, ci sta assolutamente criticare la squadra, criticare l'allenatore, criticare un po' tutto quello che accade in quel determinato periodo storico. Ma se la dobbiamo guardare adesso dal punto di vista dei risultati sul campo, perché poi l'allenatore va giudicato ovviamente per le partite che ha vinto sul campo, lasciate sta la penalizzazione, no? Io trovo veramente insensato continuare a criticare Allegri. Cioè, sembra come se i tifosi della Juventus stessero sperando di perdere tutte queste partite per mandarlo via, per cacciare un allenatore a cui secondo me va dato rispetto anche e soprattutto perché, non dimentichiamolo, ha fatto 2 finali di Champions League con i bianconeri, seppure era una squadra completamente diversa, ma che alla fine, dati alla mano, è seconda in classifica, tra virgolette, per punti, e ha fatto molto meglio di Milan e Inter. Cioè, Certo. dimmi te che cosa ne pensi, poi ti ho contattato per questo. Sì, ma hai detto tutto tu. Cioè, praticamente il pensiero è identico, no? Non c'è alcun senso continuare a criticare Allegri perché sinceramente i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Juventus, bene o male, continua a vincere. Per carità, magari dici il risultato agli occhi l'1-0 contro il Verona, una delle squadre che comunque lotta per non retrocedere, eccetera, eccetera, magari giocando in casa ci si aspetta una prestazione un pochino più di livello. Su quello posso essere pure d'accordo, ma alla fine racconta solo una cosa, conta i 3 punti. La Juventus li ha presi, se li ha messi in tasca. Con tutta la penalizzazione attuale, la Juventus adesso è di nuovo a ridosso della zona europea perché fatto sta che sta di nuovo lì, Ma la cosa di assurda è nuovo che con la lì. penalizzazione stanno a lottare per la Champions. Cioè, io è questo No, che. sarebbero secondi ampiamente con largo margine, No, ma no, io alla te parlo con fine. i 44 punti che c'hanno adesso con la penalizzazione. Stanno comunque con l'Inter a 50, stanno a meno Certo, 6. A meno esatto. 6 con Cioè, ci avrebbero 15 9 punti di punti in più. penalizzazione. Ci avrebbero 9 punti in più dell'Inter senza la penalizzazione, ma che se deve fare? Cioè adesso sulla Lazio ci avrebbero 7 punti di vantaggio, per carità, sì, con una partita in più, ma parliamo sempre di un margine ampio. Cioè è la Juventus che starebbe seconda da sola, ma che deve fare più sta allenatore? Cioè, Io obiettivamente, il capisco. Napoli, io capisco che sì, vedono il Napoli quest'anno che viaggia, macina, c'ha 2 fenomeni, forse anche di più di 2 fenomeni in campo, però l'annata del Napoli non è paragonabile con nessuno e soprattutto so quelle annate che capitano una volta nella vita. Cioè, questa del Napoli è l'annata che non si ripeterà mai più, anche l'anno prossimo, cioè, a prescindere da quelli che saranno gli interpreti del Napoli, cioè. Voglio più che altro rassicurare un po' gli altri tifosi che guardano il Napoli di quest'anno e dicono: oh mamma mia, e che sta succedendo?
È Non è difficile ripetere così. un'annata È così. difficile che si ripeterà un'altra volta un'annata del genere dove una squadra domina in lungo e in largo il campionato senza possibilità di replica per le altre avversarie. Ma L'anno prossimo, seppure il Napoli farà una stagione grandiosa, perché ovviamente i presupposti ci stanno, ci sarà probabilmente un'avversaria degna di de questo nome che riuscirà perlomeno a stargli dietro, perlomeno a infatti, battagliare per lo scudetto. Chissà che non possa essere proprio la Juventus, mi viene da dire. in condizioni normali, in un campionato in cui il Napoli non fa questi exploit, il Napoli che non si dimostra così alieno, la Juventus starebbe lottando, secondo me, per lo scudetto. Cioè, un Napoli un po' più Certo, umano, la sì, magari starebbe avanti dei 5-6 punti, ma comunque però staremmo parlando, e questa è la cosa assurda, staremmo parlando senza penalizzazioni ipotetiche ed eventuali, staremmo parlando probabilmente di tutt'altro, no? Ed è per questo che, secondo me, si arriva a un punto in cui mi sembra come se provino ad auto-ammutinarsi, no? È una cosa distruttiva. Poi se No, ma più che penso. così, più del così non capisco. Cioè, poi è già successo con Allegri a suo tempo, quando poi effettivamente Andrea Agnelli ha preso la decisione di mandarlo via. Si È è stato preso trovato Sarri a... apposta, ma ha fallito pure Sarri, seppur ci ha vinto lo scudetto. E Sarri non andava bene. Pirlo non andava bene. Poi dove si è tornati? Si è tornati un'altra volta al punto di Ma partenza, che poi sembrava il campionato salvatore della patria. Quando è arrivato tutti, ma... ah, meno finalmente! Eccolo, il salvatore della... E poi? No, comincio a far fatica a capire quelle che sono le ambizioni dei tifosi bianconeri, perché da una parte criticano Poi non Allegri tutti e so così, dicono che... ovviamente, ci No, mancherebbe. certo, no, no, certo, ovviamente. Però diciamo che Allegri, sì, per carità, forse giusto appena arrivato ci ha avuto il 100, anzi neanche, scusatemi, appena arrivato Allegri non lo vedeva proprio nessuno. Poi dal momento in cui hanno visto che ha cominciato No, no, addirittura a tanti portare risultati al dicevano, tanti pregioco. dicevano finalmente, finalmente un allenatore, un grande allenatore, ci serve quello per ritornare grandi in No, Champions League. no, 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 io ti parlo dei tempi in cui è andato via Conte ed è arrivato Allegri, cioè io Ah, parlo proprio agli ok. Io albori di parlo del Allegri. secondo ritorno di No, no, io parlo proprio del primo, che Allegri. Allegri non lo voleva nessuno, quasi gli sputavano in faccia, ci cioè mancava solo quello. Poi quando hanno visto che se giocava Due finali. bene, comunque nel senso, i risultati arrivavano, anche se con un gioco non splendido, però la Juventus era talmente forte che chiunque si trovava davanti dominava. E fai tu finali di Champions, allora là Allegri aveva ovviamente raggiunto per forza delle cose il 100% dei consensi. Poi nel momento in cui cominci a rallentare in Europa, allora cominciano subito le critiche. Poi lo mandi via, prendi qualcun altro, non va bene uguale, ritorna Allegri, non va bene uguale. Ho capito. Fate voi, Decidete, fate voi, cioè fate voi, decidete che voi. poi, perché ormai, ecco, il calcio è diventato anche questo, no? Non si accetta più per una grande squadra il vincere senza convincere, il vincere senza giocare bene. È questa, secondo me, la cosa, che poi è il tallone da killer, come tallone da kill, di quelli assurdi, no? Se pensi che provi a prendere Sarri per giocare bene. E comunque vai male, seppur poi lo scudetto l'hai Certo. vinto, ma ci ricorderemo tutti le dinamiche, no? La Juventus ha dimostrato che anche con allenatore che può proporre gioco, non è che fa tutto sto granché. Alla fine, alla base di tutto, c'è sta il fatto che se guarda la classifica, se guardano i punti fatti, se guardano i risultati che porta a casa. Certo. E Allegri in questo, secondo me, è un mago, è un maestro, perché Sì, quello che sì. sta facendo è, dovessero prendersi clamorosamente la Champions League col tutto il meno 15 e non gli dovessero dare altre penalizzazioni, è un miracolo Sì, no, sportivo! ma io non l'avevo neanche considerato, cioè, per me il miracolo sportivo sarebbe stato l'agguantare l'Europa League, cioè prendersi alla fine della stagione con tutta la penalizzazione del meno 15 l'Europa League. Poi arrivare addirittura in Champions sarebbe un traguardo, cioè, che sarebbe di una portata epica, in collaborazione però con tutte le altre che non ci sono volute andare in Champions, perché è sempre bene ribadirlo, Sì, no, quanto la dipende ovviamente Juventus anche dalle merita. altre. Però la Juve il suo lo sta a Certo, fare, quanto la Juventus, certo, la Juventus sta facendo il massimo possibile, cioè. però Esatto. quanto la Juventus possa fare il massimo vuol dire che le altre hanno fatto probabilmente meno del loro 30% delle possibilità, perché non è possibile far agguantare la Champions League ad una squadra che ha 15 punti di penalizzazione. È Esatto, e quello è un altro inammissibile, ma discorso. per tutte le squadre
squadre coinvolte in questo discorso, dalla prima all'ultima. Chiudiamo il capitolo perché sennò andiamo troppo lunghi con i tempi e parliamo di questa Inter. Ma io più che altro vorrei un tuo parere anche, perché a me mi sembra che Inzaghi continui ad arrampicarsi sugli specchi, cioè fa le conferenze stampa, fa le interviste. Ultime 5 partite, 4 sconfitte, una vittoria. Guardi il lato positivo, se Lukaku avesse buttato dentro staremmo parlando d'altro, e se mio nonno c'aveva 3 palle, e così, eccola. Ma tu sono 4 partite che perdi quasi di fila, cioè tu hai distrutto la stagione nelle ultime 5 partite, 3 sconfitte consecutive per una squadra che a inizio stagione a bocce ferme lottava per lo scudetto, e poi per carità l'Inter che ha creato, ma non segna. Cioè, se tu crei e non segni, stai perdi. È questo infatti che io non capisco da parte di Inzaghi, no? Perché poi, ok, va bene tirare acqua al proprio mulino, ma forse arrivati a un certo punto anche un minimo, no, di autocritica andrebbe fatta, perché tre sconfitte consecutive sono tante. Io credo che nessuna big quest'anno, la Roma... No, mi sa massimo le 2 che ha fatto Move, 3 sconfitte consecutive, la Roma l'ha prese. Guarda, mi sembra... Sotto totali, ce n'ha 3 nelle ultime 5, io ipotizzo di no. Forse no, l'Atalanta. Non credo, l'Atalanta sì, 3 sconfitte consecutive le ha fatte. Il Milan mi pare di no? Il Milan sì, come no. Ha fatto 2 pareggi e 3 sconfitte in campionato. Consecutive? Sì, 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 sì. Però, vabbè. Però sì, al di là di questo, comunque, mo non è il fatto delle 3 sconfitte consecutive. Il fatto è che pure se le fai singolarmente, mettiamo ipotesi, a fine conto fanno sempre 10. Perché l'Inter c'entra la 10ª sconfitta in campionato. Da terza in campionato, manco Milan, Atalanta, Roma, vabbè, Juventus. C'ha le stesse sconfitte dalla Fiorentina, che si sta riprendendo adesso. Per l'Inter è veramente inaccettabile, inammissibile. Ma sotto qualunque punto di vista la vuoi girare, 10 sconfitte in campionato, raga, è un dato che non si può sentire, cioè non accadeva dal 2016, mi pare, dal 2014 avevo letto una statistica, una cosa sì, del però genere. Ma di che Inter parliamo? Cioè, se facciamo il confronto di quell'Inter con questa, cioè, sì, nomi, non c'è paragone, certo. Non c'è paragone, ma non solo a livello dei nomi, ma anche di prospettive, a livello di obiettivi, sotto qualunque profilo, di grandezza anche della società stessa, perché quell'Inter, ce la ricordiamo, era un Inter anche in difficoltà dal punto di vista societario, non era proprio un Inter che poteva permettersi un certo tipo di spesa. Per carità, anche adesso l'Inter non è che se possa permettere Mari e Monti, però c'è una bella squadra. Negli ultimi 2 anni ha fatti, ha investito tanti soldi su giocatori importantissimi, per cui... Insomma, uno dei giocatori sui quali poi si è investito, che poi è stato ceduto ed è ritornato, un nome a caso, Lukaku, è preoccupante. Preoccupante perché il nazionale 2 giorni fa ha fatto gli sfraceli. Cioè, ma ditemi dove sta la cosa, cioè la verità sta nel mezzo, ma da una tripletta a divorasse. No, doppietta pure che a Germania ti sei scordato in amichevole. Sono 5. Ok, quindi fanno 5 gol. 5 gol in 2 partite. 5 gol in 2 partite. E questo attaccante, se lo vogliamo definire così, o difensore avversario, perché a un certo punto uno la domanda se la pone. Certo. Uno che ti sbaglia 2 gol di quella portata, ma come fai? Come fai a difenderlo? Sì. Sì, perché poi ti mancano i risultati. Io avrei fatto critica, ecco, magari puntare troppo il dito sui calciatori per un allenatore non è mai cosa buona, no? Lo abbiamo visto anche noi con Mourinho. Però magari, ecco, non cercare di tirare acqua al proprio mulino e anche di difendere, ma fare autocritica e anche un minimo dare responsabilità, secondo me, ai calciatori e dire: ma tu mi hai fatto che con 2 partite precedenti ha fatto 5 gol, ha magnato un gol del genere, poi sto risultato mi pesa. Almeno il pareggio, secondo me, l'Inter se lo doveva portare a casa e credo che sei d'accordo con me. Ma sarebbe stato comunque un risultato deludente. Ma sicuramente meglio che perde a San Siro contro una Fiorentina che sta in formissima e che vince non so quante partite consecutive, sicuramente le ultime 5. No, la quarta, se non mi sbaglio. Sono 5 in campionato le ultime 5 che vedo, e forse pure qualcosa in più. Ma di vittorie consecutive? Sì, sì.
Ah, No, ok, pure io non scusa. ci credo, Ah, no, tranquillo, non ci credevo pure io no, no, è quando l'ho vero, no, visto, eh. erano già, no, no, scusa, ma erano già 4 la scorsa settimana, è vero, c'ha ragione, no, 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 erano già 4, scusami, prima della sosta. Non togliamo meriti Sì. alla Fiorentina, per carità, poi ne parleremo nel No, contenuto dedicato di un'ora, perché certo. sennò qua, regà, veramente non ne usciamo più vivi. Onore e merito a sta Fiorentina che ha fatto veramente bene. Però, Certo. d'altra parte, una squadra che sulla carta, bocce ferme, partiva per lottare per lo scudetto e che Certo. veramente ha rovinato, vabbè, completamente la stagione, no, perché lo scudetto è andato già da tempo, però comunque... Tu stai a Davvero, lottare sì. per la Champions League, giocando le partite, le ultime che hai perso, in una maniera un po' più da Inter, un po' più normale. Adesso staremmo parlando di la Di una Juventus squadra che dietro, non c'è starebbe al pari a secondo. acchiappà. Dai, su una squadra che starebbe al secondo posto. Sì, Ovviamente considerata anche la penalizzazione della Juventus. certo. Però, insomma, sicuramente Paradossale. l'Inter qualche punticino in più ce l'avrebbe. Probabilmente avrebbe ricevuto anche meno critiche. Certo è che adesso dovesse aggrappare a un quarto di finale di Champions, che al momento contro il Benfica sembra quasi proibitivo. Insomma, comincia ad essere veramente, veramente difficile. Sette Cioè, magnisti gol non passi col Benfica che la sta a fare una stagione. stagione super. No, 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 ma se, secondo me non solo sette magnissi gol, ma anche se giochi in questo modo. Proprio a Sì. prescindere, cioè, i gol sì, potevano anche arrivare, però deve arrivare proprio anche una grandissima prestazione. Perché un conto è che fai una grandissima prestazione e te mangi gol, allora dici là ci stanno i pianti, ma qua c'è veramente poco da No, ma salvare, pure in secondo conto, me. stesso discorso della Juve, in conto è che non fai una prestazione granché, ma poi alla fine vinci, perché alla fine quello che Esatto, conta è il esatto. risultato, no? Ma avevamo giocato bene, se no famo tre uomini e Ma una gamba, ma come hai contro il fatto a perdere Benfica, 10 a 3? bravo, ma contro il Benfica non può neanche bastare quella prestazione che ti diciamo alla fine conta il risultato, perché in quel caso, a un quarto di finale dei Champions, se non fai una grande prestazione, Non non ci arriva vai, manco il risultato, non non ci ce vai, la fai. non ci vai. Troppa carne al fuoco, ci fermiamo qui. Vi ringraziamo per la visione. Grazie, buon Fabio. Grazie a tutti voi e alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao.